cucina. Eccoci allora, qua, siamo vieni, nella cucina vieni. Centrale dove mi porti siamo qui. Siamo centrali. Senti, tu non sei né milanista né interista, quindi sei tranquillo. Io in realtà sarei milanista, ma non con grande fervore, quindi va bene. Allora, che vinca il migliore prendere, come sempre. Però ci ha salutato con un po' di pigrizia stamattina, secondo me ancora c'era un po' di... pigrizia. Vabbè, è così per scherzare, no? Naturalmente, ci però ci sta lo sfottò, quando è sano, è divertente, ci sta. Senti, cosa ci cucini? Perché allora, tu sei sempre un il po'... Il leitmotiv del nostro lavoro insieme è sempre quello, una verdura centrale nel nostro piatto accompagnata da tante piccole salse e cose che la rendono golosa anche nel modo poi di lavorarla. Bene. Ed oggi facciamo le carote, carote colore, guarda che bei colori, viola, la classica arancione e quelle gialle. Queste sono carote eccezionali nel sapore e poi anche belle da vedere chiaramente. E le accompagniamo con una cagliata lattica, quindi usiamo latte, usiamo aceto, poi mettiamo dello zafferano, miele, arancia e olive infornate. Tu quelle già toste. Tu vedere una cagliata come diventa una cagliata, un formaggio. È un primo formaggio, un poi primo chiamiamolo formaggio. Come vogliamo, cagliata lattica è il suo nome, però un primo sale, un primo formaggio. Non è una ricotta, ma poi lo vedremo strada facendo. Cominciamo subito. Le carote le abbiamo già spelate, chiaramente, e abbiamo tolto le parti più dure e andiamo a posizionarle in... padella. Sono crude? Sono crude. Ok. Un goccio d'olio, senza esagerare. No, perché sai, magari uno in televisione non vedendo sono potrebbe crude. Pensare che le abbiamo già cotte. No, 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 queste sono proprio crude. E cominciamo una cottura che durerà dai 10 ai 15 minuti, a seconda di quanto la carota è grande. Mettiamo anche un goccio d'acqua, grazie. E andiamo a cominciare la nostra cottura. Così chiudiamo. Chiusa con il, sì, il coperchio. Coperchio. Possiamo mettere un po' di sale se vogliamo. Ma per adesso poi tanto la finiremo insieme. Poi facciamo la nostra cagliata lattica. Cominciamo anche questa. Mettiamo latte intero, eh? Uh-huh. Latte intero. Un litro. Mezzo litro va bene. Okay. Ne viene già un po', eh? Quindi il nostro latte e andiamo. Potete, se volete, controllarlo con un termometro se ce l'avete a casa. Però, diciamo, il primo bollore, Antonella. Il primo bollore, quindi intorno ai 90 gradi, va bene. Poi aggiungeremo l'aceto o potete mettere anche del limone a seconda di cosa quindi volete quindi lo dobbiamo ottenere. Acidificare? Lo dobbiamo acidificare. Okay. Si possono usare, in farmacia trovate anche il caglio proprio, vero e proprio. Però non è il caso. A casa si può fare tranquillamente con latte, il limone. Aceto o limone. O limone, va benissimo. Io in questo caso userò l'aceto. Perché? Parliamo, siamo qua adesso, per questo. Come, Lorenzo? Tecnicamente, acidificandola e non cagliandola, resta vegetariana come preparazione. Esatto. Diciamo che l'aggiunta del caglio, che si estrae dall'abomaso del vitello di solito, rende qualsiasi formaggio non vegetariano. Poi molti non se ne... cioè, trascurano questo dettaglio, però è così. Ma il latte? Questo... come la mettiamo no, con il latte? No, è la dieta, per chi segue la dieta latto-ovo-vegetariana, ah, certo, quindi esatto. È ben equilibrata in latte, questo diciamo caso. Così. Ecco. È vero, anche se ormai il caglio che si usa è un caglio sintetico, quindi insomma lui si rifà alla tradizione dei pastori quando era okay. Veramente la parte interna. Ok, allora intanto prendiamo le altre carote, quelle arancioni, quindi oggi le useremo tutte in maniera diversa. Con le carote arancioni, quelle classiche, faremo una purée semplice e fresca anche questa. È un piatto veramente primaverile, perché spesso le carote... Le bolliamo sono, proprio. Le facciamo bollire semplicemente con un po' d'acqua salata, nient'altro. E anche qua 10-15 minuti, quando risultano ben morbide. Okay. E quindi queste sono a posto. Potete, se ormai queste carote si trovano tranquillamente nei banchi della frutta e verdura, però se non le trovaste potete fare anche monocromo, quindi okay. Solo arancioni va bene, non c'è nessun problema. Così è più carino e anche... il sapore si differenzia leggermente, perché la carota viola è leggermente più terrosa, quella gialla è più fresca, più acida, quindi anche poi a livello cromatico è bello da vedere, ma anche a livello poi di sapore. E a livello nutrizionale? Beh, abbiamo la salute nei colori in questa ricetta, quindi le carote tutte contengono beta-carotene, che è precursore della vitamina A, sappiamo essere molto utile anche in questa stagione alla pelle, alla per protezione il sole, no? Esatto, dal sole. E in più quelle viola hanno anche le antociane. Hanno anche, cosa hanno per segani? Che piacciono tanto ad... Gli antociani! Gli antociani! Tra l'altro vado a dare un bacio, scusate, alla zia Cri che è tornata con noi, perché ci è mancata grazie. Tanto la nostra zia Cri. Qua
se non c'è la governante di casa, era un casino. Io mi ho seguito, le cose. Infatti gli ho detto lui, guarda in quella ricetta ti si era spento, hai usato quello che non dovevi. Vedi. Seguivo, ogni tanto gli mandavo che messaggi. Stai bene, boh. Ecco, è tutto a posto, tutto okay. È passato. Allora, bene. Siamo all'ultima carota, dopo aver parlato di Antociani, betacarotene, nutrizionale, ricetta perfetta, dai velino d'oro. Questa è quella più questa chiara. Questa è quella più chiara, quella gialla. Quella gialla. Così. Sempre prima pelata e poi semplicemente con un pelapatate andiamo a fare delle lunghe listarelle, è molto facile anche a casa, non è un problema, in modo che questa la metteremo a crudo perché abbiamo bisogno di croccantezza e di un buon sapore fresco di carota cruda. Quindi facciamo proprio queste listarelle lunghe con il nostro pelapatate e andiamo a metterle poi in acqua e ghiaccio in modo che rimangano molto molto croccanti e le conserviamo così fino al momento dell'utilizzo. Allora, intanto che tu finisci di tagliarle sì. Così, diamo, a proposito di giallo, il Gol Minute, torniamo subito. Rieccoci qui dopo il nostro minuto gold, come l'abbiamo definito. Allora, perché allora, si chiama così pubblicitariamente, lo spieghiamo, si chiama, no? Gold, non so si più. Chiama gold, è un minuto di pubblicità che dura da 30 secondi a un minuto e allora noi gli abbiamo messo la musica. Però negli altri programmi non c'hanno gli Spandau Ballet comunque. Non c'hanno gli Spandau Ballet perché noi siamo più avanti. Cioè, noi siamo un'altra categoria e ci copiano tutti, quindi il gold però è nostro, esatto. Basta, l'abbiamo messo noi. Bene, allora abbiamo affettato finemente col pelapatate le carote gialle e poi le mettiamo in acqua e ghiaccio. Perfetto. Come vedete che rimangano belle croccanti. Quindi abbiamo fatto per riassumere tre diversi modi di utilizzare le carote. Vai. Viola con un goccio d'acqua 15 minuti e un goccio d'olio anche e via. La cagliata, guarda che sta andando qui abbassiamo. Abbiamo quelle arancioni, vedete, bollite, poi faremo il purè. Ecco. E quelle gialle in acqua così tagliate. Perfetto. Con la mandolina. Cagliamo. Vabbè. Il nostro latte. Cagliamo, siamo pronti. Guardate, allora abbiamo messo il latte, lo portiamo al primo bollore, anche un po' meno, adesso ci è scappato un attimo. Mettiamo un po' di aceto senza esagerare e lo lasciamo ancora sobbollire piano. Adesso vedrete che poi comincia a cagliare. Io qua l'ho già fatto perché ha bisogno di riposare un attimo. Cioè diventa quella roba che quando succede al latte, noi diciamo cavolo è cagliato, bisogna buttarlo via. Esatto, okay, ma in questo caso è voluto. No. Questo è proprio il nostro primo formaggio. Adesso ancora la parte di siero. Allora, questo è molto importante. Il siero non lo buttiamo, ma possiamo ricagliarlo, tenere la ricotta. Okay. Perché ricotta è perché è cotto due volte. Okay? Adesso quindi ci fai vedere da qua come riusciamo a tirar fuori il formaggio. Usarlo per fare delle marinature, perché dà una acidità gentile, per esempio, al pollo. È molto interessante. Il viaggio è sempre avanti. Sì, ma anche nei dolci, certi impasti. Dolci. Cogliamo delicatamente. Anche nei dolci, vedi, sì? C'è la zia Cri, quindi abbiamo un sacco di possibilità. Cogliamo delicatamente. E lo lasciamo lì. Allora, questo, a questo punto potrebbe andare in frigo, in una fuscella, in un contenitore che abbia dei buchi, quindi che coli la parte di siero. Più sta lì e più diventa compatto. Okay. E quindi diventa sempre di più un formaggio compatto. Noi quanto lo dobbiamo tenere per il nostro piatto? Noi adesso lo usiamo subito, siamo a posto, cioè si può mangiare già, non c'è nessun problema, è ottimo, facciamo solo così in modo che perde ancora quell'eccesso di siero che rimane. Vedete come si compatta subito insieme e possiamo mangiarlo subito. Guardate qua, sta già cominciando, vedete? Vedete? Quindi il fatto di acidificare o con dell'aceto, con del limone, il latte, si caglia logicamente. Si caglia. Si può cagliare anche a freddo con il latte a crudo. Le formaggette, quelle, non so, di Rocca Verano, sempre vicino, in provincia di Alessandria, sempre vicino come a noi, noi, si sono fatte con latte crudo di capra, ad esempio. Perfetto. Che è eccezionale. Ok, quindi bene, avete visto la cagliatura. Se lo avvolgi in un panno di lino, se lo avvolgi in un panno di lino e lo metti tra due pentole e lo lasci un'oretta, due orette in frigo, fa proprio una piccola formaggella. Infatti, è così. Poi chiamiamolo primo sale, come volete, non è un problema, ma è molto buono e anche se sano. Se quindi uno non ha il formaggio, lo può fare così, cagliando il latte. Bravissima. Allora intanto vediamo tutte le preparazioni che qui abbiamo fatto. Vi ricordate la carota? L'abbiamo arancione. Semplicemente frullata con e un basta. Goccio d'acqua, sì, nient'altro. Se è molto morbido, un goccio d'acqua, e se volete un goccio d'olio a dare ricchezza, va benissimo, e quindi carota frullata. Guarda che bel colore. Ed è la prima cosa che mettiamo nel piatto. Ok, quindi mettiamo la nostra carota gialla, okay. La carota arancione un po' che nel piatto. Così ci dà ricchezza e sapore. Poi cosa facciamo? Mettiamo, per dare un bel condimento, facciamo arancia, succo, molto facile, grazie Anto, succo di una mezza arancia va bene,
aggiungiamo un po' di zafferano che anche dà una nota interessante al piatto ed è anche molto digestivo, e un pochino di miele, arancia, zafferano e un pochino di miele. Mescoliamo il tutto finché si amalgama bene e si scioglie la parte del miele, che dà anche una nota un po' dolce e interessante. La carota viola è cotta, eccola qua. Solo vedete. Un po' tostata, arriviamo fino al punto di farla tostare leggermente sui lati. Andiamo a tagliarla così. Deve essere cotta, quindi morbida, ma al tempo stesso mantenere ancora una leggera croccantezza. Vedete il colore bello viola anche all'interno. Andiamo a metterla qua. Formaggetta. La nostra formaggetta, qua. Vedi? Qua anche la, ci serve un po' la formaggetta perché è anche la parte grassa del piatto, certo, che a noi interessa. Qua abbiamo le carote crude, che, non che c'è scoliamo olio leggermente. Scoliamo leggermente e posizioniamo in cima al nostro piatto. E poi andiamo a frullare o anche a tagliare a coltello delle olive nere perché danno una nota amara, Quindi le possiamo tagliare a coltello o frullare come preferite. Io in questo caso lasciamo un po' grossolane, così, perché danno una nota amara. Sono olive infornate, quindi già cotte, belle tostate. Mi piace questa seconda parte della tua vita, dove accanto alla carne che rimane... Quanti anni fa facciamo la carne insieme? Facciamo solo la carne insieme. Oggi invece, è vero Evelina, tutti i livelli nutrizionali, cioè la carne è importante, va mangiata, magari meno e più buona, questo sempre, io lo dico perché sono, almeno per quanto mi riguarda, il mio pensiero, poi ognuno fa quello che vuole a casa sua, bisogna mangiare un po' di tutto, vero Evelina? Certo, è però questo piatto è molto interessante. È un modo diverso di mangiare le verdure. È un piatto anche molto saporito. Mettiamo la nostra salsa a finire il piatto, che dà questa nota acida, vegetale, e molto. E poi bisogna evolversi, bisogna cambiare idea, no? Credo che anche i principi nutrizionali cambino a seconda del... Eccoci qua. Bel piatto. Guardate che piatto meraviglioso, carote, tagliata lattiche, olive, che ha fatto Andrea Ribaldone verso la primavera, verso l'estate, verso l'alleggerimento. Grazie, grazie.